Capitolo 12. Un treno da prendere. Fermateli. Aspetta qui. Ah, di nuovo loro. Come sempre. Sono ovunque sti cazzi, tanto ormai ci sono abituati a fare a botte praticamente ogni singolo capitolo. Hai trovato qualcosa? Mi serve un'arma. Come non c'è l'arma? È vero. Do cazzo la rec... Vieni qua. Non m'ha visto. Si vede. Ora si balla. Ora si balla, aspetta. Trovato niente? Qui niente. Cosa da fare potrebbe essere andare qui. Vieni qua. Fuori un altro. Oh, si vede. Se beccamo, cheat. 67 colpi. E devo vedere un po' come sono messi gli altri. Tanto fammi tornare di qua. Allora c'è un altro lì. Più l'antisommossa. L'antisommossa con la pistola lo sconsiglierei anche al mio peggior nemico, sinceramente. Ok, calma. Però anche è vero che l'antisommossa, cioè, cioè, o se è nella traiettoria visiva di uno o dell'altro. Diciamo che non ho tanta scelta. Non dico che mi devo far vedere per forza, però sono quasi obbligato, forse no. Vieni qui. Oh, perfetto. No. Okay, dopo lui dovrebbero essere finiti. È vero che c'è quello più difficile da battere. È più che altro quello col col percorso a piedi più... È qui! Ecco, sapevo. Dicevo più stronzo. Ah, questo bastardo! Vabbè, te... Vai fuori subito. Vorrei tu andassi fuori subito. Ok. Ciao. Via libera. Ne mancava ancora uno di loro. Dobbiamo arrivare lassù. Sei rimasta colpita, eh? Li ho fatti fuori tutti da solo. Oddio, che narcisista. Io lo morirei subito dopo una frase così. Tesorino. Mentre com'è brutto. E poi adesso realizzo che potevo tranquillamente usare questa scaletta senza dover fare tutto sto bordello, però vabbè. Sti cazzi, ci siamo divertiti, oh. Aspetta, so già cosa vuole. Vedi niente? Lassù c'è una scala antincendio, ma non ci arrivo. Quando sei arrivata su, lanciamela. Ci siamo. Ehi, guarda qua! Guarda qua, cosa? Cosa hai visto? Sai fare un salto! Brava! Brava! C'è, è chiusa chiave. Ma è bloccato. Penso sia bloccato dall'altro lato. Chi ci deve andare, ovviamente, è muo. Ok, allora prova ad aggirarlo. E sbloccarlo. Buona idea.
Allora, fammi pensare un secondo prima di commiare dei danni. Forse potrebbe essere così. Perché qua una cosa che si può utilizzare sono queste scale. Sì, per prendere un tesoro. Fantastico. All right. Una soluzione potrebbe essere, volendo, una bomba. Poi ti devi spostare. Ha funzionato? No. Nemmeno la bomba. Nemmeno la bomba. Poi vabbè, se ci fossi stato io così vicino. Ok, ok, ce l'ho. Il tuo passato al circo torna utile. Ma no, com'è stronza questa? Meglio essere un fenomeno da circo che stare dietro le sbarre. No. E gli ha restituita col decione. Aham. Forse c'ho la soluzione. Ehi, come va con la porta? Che devi stare zitta. Ecco come va. Che mi distrai. Che uno potrebbe normalmente atterrare lì, ma siamo in Uncharted e dobbiamo per forza complicarci le cose. Ok. Ehi, hey, perché non fai il gentleman e mi apri la porta? Perché forse ci arrivassi, magari, sai, fosse una cosa facile, ti direi anche, ma siccome facile non è, ecco, non rompere le palle. L'unica cosa che mi verrebbe da pensare forse è questa. Vai indietro. Quasi. Trevola. Prova ad... Adesso sei capace di aprirla? Brava. Ora sono... Oh, adesso però sono appollaiato qui. Madonna, che due coglioni. Va bene. E vaffanculo. Altri. Ricarica intanto. E vaffanculo. Finiti? Lo vedo e io non ti vedo però. No. Godo. Dov'è il coglione? Ma che cazzo mi lanci? Le granate. Guarda sotto di noi. Questi non finiscono mai. Brutto bastardone. Ti esplodesse un coglione. Via. Ok. Un attimo. No, sono un coglione io. Ok, sono un coglione definitivo. Da coglione lui e coglione io. Vieni qui. Vieni qui però. Se fa così. Comunque se c'è una cosa che in questo gioco non c'è sono i bug. Vabbè, a parte il primo che non è che era... C'erano i bug, ci fossero i bug. Era fatto male. Perché secondo me alcune cose hanno proprio studiate. Ci siamo. Del resto ragazzi, ma bug tipo bug serie che il gioco si pianta? Mai. Aspettavo questo momento. Comunque ragazzi, ne siamo usciti puliti e va bene così. Fatta. Stai giù. Oh. Lo abbiamo un piano B. Ci sto lavorando. Aia, Chloe. Eccola. Flynn l'ha presa. Ripensamenti? No. Scarface mi convince poco, eh. Dobbiamo agire in fretta. Ora vado laggiù da solo. Ma Nate... Ehi, aspetta. Ora sta a sentire. Nel frattempo devi andare là a prendere una di quelle splendide fiammanti. 4x4. Tu devi stare alla guida. Io vado, recupero Chloe
E tu ci raggiungi da dietro. Con l'auto per la fuga. Con l'auto per la fuga. Sì, capito. Capito? Capito. Via. Ok, quel tè, ragazzi, va assolutamente preso. Vai. Io devo fare un'altra strada, grazie. Grazie, grazie, non c'è di che. Di qua. È per forza. Ci vediamo. Magari di qui? No, perché? Non vedo... Non vedo modi per poter scendere, quindi mi tocca fare tutto a ritroso. Bene. No, contento. Tanto dammi qualche proiettile e scendi. Ok. Oddio, pensavo di morire. Beh, non è che mi hai fatto fare tutta la strada ritroso per niente? No, perché se l'hai fatto sei veramente stronzo. E conoscendoti potresti anche averlo fatto, onestamente. Ok, più indietro di qua non possiamo tornare perché siamo veramente al principio delle cose. Ragazzi, che due palle però. Una strada va trovata per forza. Minchia, oh! Non mi ero accorto che potevo fare anche questo. Però ragazzi, mi pare troppo strano che con questa pedana io non ci possa fare niente. In realtà qualcosa ci posso fare, però della serie sia così inutile. Ma infatti secondo me inutile non è. Potrebbe essere più utile. Però boh. Che hai capito te? A parte così ti cuoci, però vabbè. Hai capito te? Vado pazzo per l'odore dei binari al mattino. Che odore hanno i binari al mattino? Scusa, Drake, illuminami. Tesorino? Una corona. Bella. Fantastico. A me serve la via d'uscita, non la corona. E qualche munizione però, anche quella. Qui è evidente che non si passi. Che è la missione CHOP di GTA 5 questa? No, fammi capire in secondo. Volevo dire per pochi, ma in realtà è per tanti, perché non so quanti videogiocatori non abbiano mai giocato a GTA 5, cioè sono veramente pochi. Anche se conosco gente che nella sua vita ha giocato solo l'online. Del resto è anche capibile la cosa, eh. Wow. Io non capisco perché non si aggrappi. Questo I don't understand. Non può ancora strisciare il personaggio. E mo che famo? Si attacca Marcazzo o vogliamo fare qualcosa? Yeah.
Non lo so. Che vogliamo fa? Perché qua c'è un capannone, ma... Devo riuscire ad entrare. Ah, dimmelo dopo, Tranquillo. Tranquillo. Ha spostato questo? Ok. Te arrivaci. Ok. Che ci sono delle merde qua dentro. Non si sa mai. Oh, buono, che tipo arrampica qui. Buonissimo. Siamo qua su per una panoramica. Come diavolo faccio a scendere laggiù? Ti ingegni. Parte ti ingegni. Ingegnarsi a volte in questo gioco è un po' riduttivo. C'è un modo per uscire. Un modo per uscire, cioè, sicuro, ma va trovato. Qua vedo un tubo. Potrebbe essere qualcosa. Ok. Tesorino. Cercatore di tesori dilettante. Bene, apprezzo un botto, però mi serve anche, come dire, qualcosa di più. Ma perché non si arrampica qua sopra? Madonna che fa... Ok, forse qua? Vabbè, almeno non è morto. Almeno quello. Ultimamente la stiamo rischiando parecchio, C'è un condotto là sopra che va assolutamente... preso. Però io ho proseguito oltre. Ho preso il tesoro, per carità. Però c'era anche da proseguire. So che va lento, lento, lento. E va lento, 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 lento. Mi chiedo perché non... Sfondare la porta di legno. Sfondare la porta di legno, però, vuol dire usare anche qualcosa per sfondarla. Che evidentemente non è questo. Sarebbe un gioco così facile, no? Però se tu mi dici sfonda la porta di legno, io non ci posso, cioè, ci posso arrivare fino a un certo punto. Ecco il treno. Come diavolo faccio a scendere laggiù? E quindi, raga, mi trovo un po' nella merda adesso. Perché a me piacerebbe poter andare di qua, ma... Ma come ci si va? E comunque sto condotto non è che porti chissà dove. Questo potrebbe essere qualcosa, forse. Ok. Ok, forse, forse ho un'idea. Forse ho un'idea. Bisogna sganciare sto treno. Che sfondi la porta. Ok. E adesso che faccio? E adesso è cazzi tuoi, Drake. Sei grande, Nate. Se questo treno avesse un orario programmato di partenza, l'avremmo già perso 3 volte. No.
E te pareva, no? E poi le bombe le usate in maniera veramente poco intelligente in precedenza, ma sono un coglione e questo lo sapete. Comunque mi serve l'arma pesante, che è il Fall. Devi anche però essere capace di nasconderti un pochino, bimbo mio. Sei mio, bastardo. Un tuo bastardo lo decidi te, lo decido io. Guarda, coglioni. Oh, il cecchino. No. Muori, muori. Più che altro Elena qua che ci serve. Non è... sì. Non sono mica altre fantasie che Elena. E poi anche Elena è un po' fantasia per Nathan. Pensando alle cose sicuramente pulite che fanno. E ti ha rotto i coglioni. Basta, poi ai coglioni. Come serve il fucile? Oh, pela! Fuori. Munizioni che fanno sicuramente comodo. Coglilo, coglilo. Io posso capire che man mano che va avanti il gioco si fa più difficile, però c'è dopo un po' che sparo, fammeli uccide. Di così davvero non può andare. Ah, abbiamo delle sorprese. Bellissimo. Ci mancavano loro. Mancavano solo Pinco Panco e Panco. Pinco Panco e Panco Pillo. Sopra Chloe e Dele. Ora ecco la visita. Vai, ancora la bomba. Esplodi, vai. Beh, contento. Ah, eccola. Era ora. Andiamo. Oh, non ho dovuto fare niente per saltare su. Perfetto, grazie. Vai, vai. Allora, hai un piano C? Sì, accelera. Cosa? Salirò su quel treno. Ma sei impazzito! Ok, è durato un po' troppo sto capitolo, però... sì. Però, ragazzi... no! Ah! Cambiato scenario completamente. L'abbiamo portato in fondo. Allora, come farai a farla scendere da quel treno in corsa? Questa non ci ho ancora pensato. Però ce la faremo anche per quello. Nate, dai! Madonna! Che culo, Elena! Lo sapeva che c'era il burrone. Capitolo 13. Locomozione. Alla faccia!